Guarda il mondo che viaggia, un programma in collaborazione con Urbino Incoming. Midor, pulito e igiene ovunque, in viaggio con la Midor. Canyon, la tua paninoteca ad Urbino. Scegli fra i nostri 150 panini, piadine o cresce, anche a domicilio al 347 64 12 454. Lo staff dello Sugar Caffè vi aspetta per una ricca colazione con una vasta varietà di paste dolci e salate e per una sfiziosa pausa pranzo. E per finire, e non certo da meno, l'ora dell'aperitivo, Sugar Caffè. Bentornati telespettatori sempre sul canale 16 del Digitale Terrestre, su Tele 2000, la rubrica Guarda al mondo che viaggia. Questa sera un argomento molto molto interessante, abbiamo già dibattuto moltissimo con i nostri ospiti di cicloturismo, di questa grande passione che gli italiani e gli stranieri hanno per la bicicletta e anche per visitare appunto grazie alle due ruote il nostro territorio. Ritorniamo con Pier Giorgio, prima ci parlavi dei tour guidati che organizzate con la vostra realtà, con la vostra associazione. Che cosa vi chiedono queste persone appunto che vengono a visitare il nostro territorio? Dove avete piacere anche di portarli in queste bellissime zone? Ma intanto noi siamo fortunati perché in generale nelle Marche, ma in particolare nella nostra provincia, trovandoci in Urbino, siamo circondati da diverse location esclusive, potrei dire, nel senso che non tutte le province hanno in così poco spazio il Parco dei Sassi Simone e Simoncello con il Monte Carpegna, che è amato da tutti i ciclisti perché ci ricorda Pantani, il Parco del San Bartolo, la riserva statale della Gola del Furlo. Poco più in là, ma parliamo di un'ora di macchina, abbiamo la riserva del Conero, quindi siamo veramente circondati da paradisi naturali. Qui a due passi abbiamo il Parco delle Cesane, che viene da molti menzionato come paradiso dei biker, proprio perché sono tutte location ricche di sentieri che possono essere percorsi con le mountain bike. Poi l'avvento delle bike ha fatto quindi sì. Le bike sarebbero le biciclette con la pedalata assistita, biciclette esattamente, elettriche. Biciclette elettriche ma con pedalata assistita, e che quindi mantengono lo spirito del ciclista di fare comunque sport all'aria aperta, però permettono, consentono anche a persone che hanno una preparazione atletica leggermente inferiore rispetto al ciclista abituale di poter vedere questi luoghi. Sicuramente questi che ti ho menzionato sono tra i luoghi più visitati, la Gola del Furlo. E nel Parco delle Cesane dovrebbe anche venire, sorgere presto un bike park, vero? Sì, la nostra associazione, la Montefeltro Adventure, a seguito dell'evento tra virgolette catastrofico, l'incendio che c'è stato qualche anno fa, propose all'amministrazione comunale di poter recuperare l'area che è andata distrutta, proprio realizzando in quell'area che è molto ridotta rispetto a tutta l'area del parco, però comunque ha una distribuzione verticale che ci consentirebbe di realizzare delle piste da freeride e da enduro per chi ci viene a visitare, un po' cercando di fare, di ripetere, di replicare quello che in Trentino e in altre parti dell'Italia, che già, come dicevamo prima con Giacomo, sono avanti rispetto a noi da questo punto di vista. Il bike park è un punto d'attrazione, poi attorno ad esso ci sono ciclisti che vengono a fare passeggiate su strade, ciclisti che percorrono sentieri da cicloturismo, però il bike park è un centro che poi dopo fa sinergia anche per le altre attività. Altro movimento. Sì. E anche nella zona del Nerone si sta muovendo qualcosa con questo brevetto, vero Alessandro Gualazzi? Sì, lì infatti lui giustamente diceva le zone più importanti, non dimenticando chiaramente, per carità, Catria, Nerone e Petrano, che sono le tre montagne. Caro, poi ci visita strada. Esatto. Cioè, percorrere questi tre monti, una volta anche con la ciclo ducale, ti ricordi, con la Staducale, abbiamo fatto i tre monti. Che estrema, però il ciclista che arrivava alla fine portava a termine, era un'impresa, no? Il mettersi in gioco del cicloturista, impresa, no? Il fermarsi a ogni ristoro, andare slow, come diceva Giacomo, cioè quello, ripeto, tranne i primi che arrivano, gli altri hanno questa filosofia. Che bisogna, con la nostra scuola, la Cicloducale è una scuola di mountain bike a cui ci appoggiamo, ai maestri di pedalo sicuro di cui faccio parte,
con la nostra scuola cerchiamo di insegnare ai nostri ragazzini, cioè e la mountain bike, il rispetto dei ragazzini giovani sì, sul sì, ciclette. Sì, non so, faccio un appello, non so quanti urbinati sanno che noi abbiamo questa scuola, ci vedono girare con questi bambini in fila indiana, rispetto del codice della strada. Insegniamo i primi cartelli stradali, poi abbiamo all'interno di Urbino abbiamo un piccolo parco naturale, no? La Pinetina, dove già abbiamo degli esercizi quasi estremi per loro. Abbiamo da 5 anni a 14 anni. Un gruppo individuale, ma che comunque crea lo spirito di squadra. Si fa squadra. Se un ragazzino ha un problema, tutti si fermano. Si fermano, si risolve il problema. Quindi si fa squadra anche nella mountain bike, anche nel piccolo insegnamento. Quindi dicevo, bambini dai 5 anni ai 14 anni possono venire tranquillamente, i contatti ci sono, basta che prendano contatto con Pier Giorgio, con Ciclo Ducale, ed è un'alternativa, cioè un qualcosa. Formarli anche a livello sociale, creare un'educazione proprio del ciclismo che in Italia non c'è, perché l'adulto che prende la bicicletta invece crearla da piccolo, e da piccolini è già un qualcosa di diverso, ed ecco che può crescere quel movimento che in Europa già c'è e che da noi ancora manca. Certo, perché nei paesi nordici già sono tanti anni che hanno sviluppato quella che era una passione, ma che poi alla fine è diventato anche una cultura, esatto. Della sostenibilità ambientale, della vita con la natura, contatto. Quindi questa è un aspetto culturale che nel nostro paese adesso, viste le grandi potenzialità che ci sono... Cosa porta questa educazione? Porta a una consapevolezza nel viaggiare. Parlavamo con Giacomo proprio prima delle strade. Come sono messe le nostre strade? I cicloturismi, perché noi della Cicloducale abbiamo dovuto cambiare percorso della Straducale? Proprio per far sì che la sicurezza sia al primo posto, per far sì che le persone si divertano in sicurezza. Però è difficile, perché un'associazione sportiva non può asfaltare, non può fare niente. Abbiamo l'aiuto, ripeto, delle amministrazioni, però bisogna fare di più. Bisogna stringere ancora di più e fare di più, perché poi Giacomo porta le persone su strada, quindi forse lui meglio di me, io vado per sentieri, quindi cerchiamo proprio il dosso, no? Invece lui, portandole su strada, nota, no? Mi dicevi? No, tra l'altro, ti interrompo un attimino perché mi riallaccio con la domanda che dicevate prima, ma la sensibilità che anche gli amministratori delle aree interne stanno avendo nei confronti del cicloturismo. Io sto seguendo alcune progettualità con l'Unione Montana, dove tra l'altro abbiamo realizzato una ciclovia, che mi chiamano la ciclovia, comunque di 173 chilometri, dove collegano 9 comuni, fra i quali due comuni anche tutti dell'entroterra, due comuni anche dell'Anconetano. Ecco, scusa, di fare rete di cui parlavate prima. Esatto, la ciclovia che consente poi deve essere messa in sicurezza. Messa in sicurezza cosa vuol dire? Mettere cartellonistica adeguata, cercare di avvisare al ciclista, ma avvisare anche l'automobilista, che è una strada trafficata. E c'è una grossa sensibilità nei confronti delle amministrazioni, tant'è che adesso stanno cercando, questo credo che lo possa dire sicuramente, ma molto probabilmente a giorni, insomma, partirà l'asfalto dalla parte del Monte Nerone, da Pianello, che sale su. Quindi è previsto l'asfaltatura, questa è una bella novità, così come stanno asfaltando è diventata strada statale da Pecchio, tutta la Pecchiese. Quindi già sistemare la Pecchiese, sistemare la parte del Nerone, poi anche il Petrano, vorrebbero fare gli interventi, vuol dire comunicare questi tre monti, dove c'è anche questo progetto del brevetto dei Tre Monti, che è una cosa molto importante, che va al di là del ciclismo, ma poi è una vacanza attiva, quella che poi portiamo avanti anche noi come Turisport Experience. Qui siamo tutti associati alla nostra contratto di rete Turisport Experience, che è un'attività prettamente per il turista, un network che porta avanti il turismo sportivo, e quindi la famosa vacanza attiva. Ecco proprio questa cosa della vacanza attiva è molto interessante, perché leggevo anche che molti giovani turisti del futuro, no? I cosiddetti millennials, sempre di più sono interessati non a un genere di vacanza, diciamo, statica, ma attiva, sicuramente magari anche lenta, però attiva. Quindi secondo te questa cosa, Giacomo, potrebbe essere, tu che hai una struttura, un'occasione anche di poter attrarre quei turisti che oggi ancora non ci sono, perché comunque sono molto giovani, ma un domani saranno il 40-50% di quelli che si muoveranno in giro per il mondo? Questa è una prospettiva bellissima, perché è proprio quello che vorremmo, no? Quindi più mobilità dolce, più turisti che comunque sia hanno voglia e piacere di poter scoprire il territorio con un mezzo che è a basso impatto ambientale, quindi c'è rispetto ambientale, eccetera. Quindi
è un sogno, no? Così come Alessandro, è bellissimo che possano essere ripristinate quelle vie, in quanto ti confermo, Federico, che i clienti che portiamo nel nostro territorio rimangono affascinati, quindi dicono: ma dove siamo? La domanda che si fanno è questa, sia che vengano dall'Europa, sia che vengano dall'Italia, sia che vengano da, quindi dall'altra parte dell'oceano, dicono: grazie, dove ci hai portati? Cioè, nel senso che questa è l'esperienza che gli possiamo lasciare. È chiaro che più strade secondarie, e ne abbiamo una, davvero tante, questo per noi è una risorsa, poter avere tantissime strade secondarie. Io è chiaro che in questa mia considerazione parlo più di chi utilizza la bicicletta per percorrere la strada che non mountain bike, ma è vero anche il ragionamento di Pier Giorgio, nel momento in cui si crea anche una zona, un bike park, è chiaro che quello diventa un catalizzatore di interesse e di attenzione verso tutto il comparto. E per finire dico che i millennials, ti confermo anche un altro dato, che sono meno interessati ad acquistare la macchina, non gliene frega niente, io ne ho testimonianze in casa, ma forse gli interessa molto di più qualcosa che gli permetta di vivere delle esperienze. E io penso che su questo, con la bicicletta e con il nostro territorio, di questo non possiamo essere... Un turismo quindi esperienziale, come diceva Giacomo Rossi. Se posso riallacciarmi a quello che diceva Pier Giorgio delle bike, nel 2017 sono state vendute più e-bike di biciclette muscolari, e le biciclette muscolari, il loro trend è sempre stato quello, muscolari, la mountain bike normale, quindi è logico che la fetta di cicloturismo si apre, perché immaginatevi quante bike sono state vendute, è proprio quello che diceva Giacomo. C'è un dato interessante, scusa, esatto. Lo leggevo oggi e me lo conferma, dei 7,5 miliardi annui di ricavi, si pensa che con l'avvento delle bike possa arrivare a 12 miliardi, quindi addirittura, non dico raddoppiare, ma una crescita. Adesso marito e moglie al mattino escono, vanno in Cesana con le bike, perché ti permette di fare la tua passeggiata, di vivere un'esperienza, come dice Giacomo, perché magari queste due persone in Cesana con la mountain bike non sarebbero mai andate, con le bike sono andate e hanno visto magari la parte di Isola del Piano, la parte di Fossombrone, quindi sono esperienze uniche nella vita. E per queste chiediamo a Pier Giorgio, appunto, che se queste cose servirebbero forse più magari sentieri mappati, più che cosa servirebbe? Allora io posso portare un paio di intanto un'esperienza personale, se me lo permettete, che è quella di mia moglie, nel senso, a me è capitato personalmente di regalare una bike qualche anno fa a mia moglie, che era... La prima reazione è stata quella di tirarmela, fortunatamente si è trattenuta, perché le bike peso mi avrebbe fatto male. Esatto. No, però la prima reazione è stata quella di dire: è un prodotto che farò difficoltà ad utilizzare, perché lei vedeva, come succede a molte donne, anche se sono sempre di più quelle che salgono sulle biciclette, come un ostacolo per poter vivere questo tipo di esperienza. Invece quando l'ha provata si è resa conto che era un mezzo che gli permetteva di avere un accesso facilissimo a tutte le meraviglie naturali che abbiamo, e da allora, non dico ogni settimana, ma un paio di volte al mese regolarmente esce in bicicletta insieme a me. Quindi questo dice quanto una persona, anche che proprio non andava in bicicletta, le bike gli abbia cambiato la prospettiva. Dal punto di vista dei miglioramenti, di sicuro... Che possono essere utili nel territorio per non incentivare... Assolutamente, anche. Si può fare molto. Come dice spesso il nostro amico comune anche Mazzini, che è direttore del consorzio, del network, è quello che il fatto di essere una regione vergine da questo punto di vista è, dobbiamo vederlo come un punto di forza. Possiamo fare tantissimo per poter raggiungere i livelli che oggi probabilmente al Trentino, che ci lavora da tanti anni, come diceva prima Giacomo, dovremmo incominciare a pensare di fornire ai cicloturisti una tabellazione, una segnalazione più capillare di tutto quello che possono fare nella nostra regione. Noi diamo un servizio di guide come associazione, come fa anche Giacomo presso la sua struttura, che è un valore aggiunto, perché oltre a dare il percorso, la guida durante il percorso ti dice: fermiamoci qui, perché tante volte si guarda la strada, ma girando la destra c'è qualcosa che non vediamo, quindi la guida è lì per quello. Però avere comunque dei percorsi, dei sentieri che siano segnalati, permette alle persone di avere più fruibilità di tutto quello che hanno a disposizione. Più segnaletica, più mappe e più anche informazione digitale.
Di sicuro la comunicazione è un altro aspetto nel quale dobbiamo migliorare, cioè fare fiere, far conoscere a tutti quelli che amano la bicicletta la nostra regione anche da questo punto di vista. Molti la conoscono per le spiagge meravigliose, per le città anche molto belle, però li dobbiamo cercare di far venire da noi nell'entroterra, perché la nostra regione ha degli angoli naturali, insomma, che possono veramente fare la differenza. Chiudiamo con l'ultimo giro, Gualazzi, prospettive per il 2020 per questo settore, per la crescita del nostro territorio? Prospettive devono essere eccezionali, e, ripeto, noi con la Regione Marche stiamo lavorando tantissimo, stanno lavorando molto anche con i GAL, stanno anche con i PIL, quindi segno che... Che cos'è il GAL? Sì, giustamente, il GAL i PIL sono delle azioni integrate che i vari comuni portano avanti con un disegno comune per portare avanti certi progetti, e si sta lavorando tantissimo sul progetto del cicloturismo. Il GAL è quello che un pochettino è la chioccia che permette di accedere poi a tutti i finanziamenti di tipo europeo, e questo c'è una grossa sensibilità, quindi sfruttiamo al massimo queste possibilità, facciamo rete. Noi ci abbiamo provato tempo fa con Turisport Experience, che è una cosa innovativa abbastanza, anche se, perché un contratto di rete non viene fatto così semplicemente, ci stiamo provando, stiamo portando avanti progetti importanti. Fare rete, andare dietro, credere molto, questo che diceva Giacomo prima, credere molto in questo settore vuol dire amarlo. Noi qui c'è semplice, perché siamo tutti ciclisti da io ho 60 anni, vado in bicicletta, facevo 13 anni, quindi comincio a avere una cosa che dispiace da una parte, dall'altra, come diceva Pier Giorgio, può essere un punto di forza, che io, Giacomo, 10, 12, 13 o forse 15 anni fa, non mi ricordo, eravamo già andati all'allora Unione Montana a presentare un progetto che poi adesso si sta presentando nelle Marche. Adesso noi vogliamo dire ve l'avevo detto io, però noi 10, 12 anni fa, se avessimo iniziato... C'è già quella sensibilità. Sì, quella sensibilità, e se avessimo iniziato lì, poi saremmo nel 2020. Quindi il 2020, esatto, il 2020, per chiudere quella domanda che mi hai fatto, deve essere il punto di partenza e non di arrivo per uno sviluppo del cicloturismo. Del suggerimenti per i tuoi amici albergatori per portare più turisti? E... Ovviamente non li puoi dare, perché sennò non vengono da no, no, il suggerimento è questo, perché è vero da una parte, ma dall'altra io dico che se un territorio è evocato per una destinazione, e questa per noi può diventare veramente la destinazione bike, tanti più colleghi albergatori riescono a offrire servizi di qualità, è meglio per tutti. Questo è giusto. Nel 2020 vedremo una Straducale dedicata a Raffaello? Vediamo, in agosto il direttivo si riunirà, iniziamo già a lavorare, e, ripeto, vogliamo superare quota 1000. Perché ricordiamo ai telespettatori che appunto nel 2020 sì, si terranno le celebrazioni, esatto, per la morte di Raffaello, il 500 anni della morte. Ci saranno sorprese su Raffaello, ci saranno altre sorprese, il direttivo già inizierà a lavorare ad agosto, quindi immaginate che lavoro c'è, la macchina organizzativa è perfetta, ormai è rodata da vari anni, quindi tutti i cicloturisti che arrivano e che ce lo dicono, e quindi niente, speriamo di portare molte persone a conoscere il nostro meraviglioso territorio, che poi quando tornano a casa, perché forse la miglior pubblicità è quella, le persone che quando tornano a casa dicono: guarda, la strada era sicura, mi sono trovato bene, ho mangiato bene, l'albergo era buono, i paesaggi non ti dico. Perché... Il famoso passaparola, insomma, gli ambasciatori, esatto, del territorio. Perché io e Pier Giorgio siamo anche accompagnatori, a volte insomma accompagniamo delle persone, e le persone, insomma, adesso qui lo dico, dicono: ma la Toscana è questa. Ce l'hanno detto più volte, e solo che noi, come si diceva prima, noi ancora siamo vergini, mentre loro là già sono oberati di persone, siamo vergini, quindi dobbiamo sfruttare l'occasione adesso. Quindi il 2020 è buono per tutti, turismo, benissimo, Straducale, ok, per scuola di ragazzini. Battere il ferro finché caldo, ferro, quindi come si dice. Ferro, sì. E sì, ringraziamo, sì, molto i nostri ospiti, Luca Bastianelli della Cicloducale, buonasera a tutti, Giacomo Rossi della Locanda H Virginia Bike Hotel, Pier Giorgio Guelpa dell'Associazione Montefeltro Adventure, e Alessandro Gualazzi, grazie, della G20, buonasera. E naturalmente ringraziamo soprattutto tutti voi che ci avete seguito in questi mesi qui su Tele 2000, il canale 16 del Digitale Terrestre, per questa rubrica nuova Guarda al Mondo che Viaggia, dedicata proprio al mondo del travel, del turismo, tutti gli aspetti che abbiamo toccato in questi mesi. Vi ringraziamo appunto per la fiducia che ci avete accordato, se ci avete seguito. Ringraziamo naturalmente anche tutti i nostri sponsor, a partire dalla Midor, che è il nostro sponsor principale, tutti gli altri sponsor che avete visto scorrere appunto nelle immagini all'inizio e alla fine.
ci auguriamo, insomma, se il progetto vi è piaciuto, di poter ripetere anche nei prossimi anni questa iniziativa. Vi auguriamo ovviamente buone vacanze a tutti per questa estate 2019 che si preannuncia molto calda e molto densa di iniziative e di eventi. Buone vacanze a tutti e buona estate. Guarda il mondo che viaggia, un programma in collaborazione con Urbino Incoming. Midor, pulito e igiene ovunque, in viaggio con la Midor. Canyon, la tua paninoteca ad Urbino. Scegli fra i nostri 150 panini, piadine o cresce, anche a domicilio al 347 64 12 454. Lo staff dello Sugar Caffè vi aspetta per una ricca colazione con una vasta varietà di paste dolci e salate e per una sfiziosa pausa pranzo. E per finire, e non certo da meno, l'ora dell'aperitivo, Sugar Caffè.